torniamo, visto anche l'interesse che vedo al 349-238-6666 a come quei mercati dove si è legalizzata, almeno in parte, in maniera diversa, comunque l'utilizzo della cannabis, abbiano avuto un impatto anche sul mercato illegale. La voce è sempre quella di Tim Sermont, analista scientifico dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze. La sede è a Lisbona, l'ha raggiunto il nostro Andrea Macchioni. Come istituzione, questo osservatorio europeo monitora anche la situazione di quei paesi che in un modo o nell'altro stanno legalizzando il mercato della cannabis. Abbiamo detto Spagna, per esempio, Germania o Paesi Bassi. Sentite. So first of all, in the Netherlands it's not legal, it's tolerated. Prima di tutto bisogna dire che nei Paesi Bassi la cannabis non è legale, è tollerata. E la maggior parte dei coffee shop nei Paesi Bassi è ancora rifornita da organizzazioni criminali illegali. Se guardiamo all'altra sponda dell'oceano, in Canada per esempio, che ha completamente legalizzato il mercato della cannabis, notiamo che poco dopo la legalizzazione il mercato nero è cresciuto esponenzialmente. Il motivo è dovuto al fatto che le aziende che si occupavano di fornire cannabis legale non avevano le competenze sufficienti per produrre un prodotto di qualità, che per di più era altamente tassato e quindi costoso. Di conseguenza, una persona che fuma cannabis da 20 anni non era incentivata a comprare la marijuana in un negozio statale dove il prodotto è costoso e di bassa qualità. Molto più facile andare dallo spacciatore all'angolo della strada che ti vende un buon prodotto alla metà del prezzo. Bisogna iniziare a capire che non si può approcciare il tema in maniera manichea. Non esiste solo la totale liberalizzazione o il più duro proibizionismo. La realtà è che nel mezzo ci sono molti livelli intermedi che possiamo seguire per vedere come evolve il mercato. Penso quindi che ci sia ancora molta strada da fare nel testare diverse politiche per vedere come stabilizzare questo tema. Abbiamo ancora molto da imparare e molte realtà da studiare. Alcune realtà oltreoceano hanno legalizzato il mercato della cannabis. Benissimo. Guardiamo cosa succede non solo in termini di criminalità o di profitto, ma anche di impatto ambientale. Questo è un aspetto che molti non considerano. La cannabis è anche una droga che per la sua produzione ha un forte impatto ambientale. Grazie a questi mercati regolamentati, ora abbiamo più informazioni su quanta acqua e quanta energia viene consumata da queste piante e cosa possiamo fare per ridurre l'impatto. Quindi, sì, abbiamo ancora molta strada da fare e non vedo l'ora di percorrerla. E insomma è un invito alla calma, all'analisi nel lungo periodo e alla precisione e all'accuratezza di questa analisi, quello che arriva da Tim Sermont, analista scientifico dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze di Lisbona, perché un fenomeno, se osservato in maniera istantanea, come se facessimo click con la nostra macchina fotografica, magari ci dice qualcosa, ci racconta qualcos'altro. Invece osservato nel tempo, come se fosse un flusso, e quindi una ripresa video, per stare su quella metafora, probabilmente ci racconterebbe altri dettagli, e questo è l'invito appunto di Tim Sermont.